Il cinema è arte di sintesi, il documentario è arte di sintesi della sintesi. Non ho conosciuto papà come attore, ma è stato sicuramente un grande regista. Giuseppe Taffarella è stato un grande regista, un grande attore, ma soprattutto un grande amico. Sono stati versati fiumi di inchiostro a proposito del fenomeno dell'abbandono che ha colpito le nostre montagne a metà del Novecento. Giuseppe Taffarel ha saputo descriverlo in maniera diversa e più immediata grazie al cinema. Una volta i pascoli erano falciati al millimetro, erano degli specchi, perché dell'erba ne avevano bisogno per il bestiame, per le cose. Adesso è sparito tutto, nessuno più taglia erba. Giuseppe Taffarel è stato un attore e regista cinematografico in un periodo, quello del dopoguerra, in cui andavano in voga i film del neorealismo di Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni, Dino Risi. Chi non si ricorda Ladri di biciclette di Vittorio De Sica, dove si riscopre un aspetto sociale fino ad allora scomodo e censurato, rappresentato dai poveri, che diventano per la prima volta il soggetto principale in un dopoguerra del risveglio. Abru, tu occupati solo degli campanelli delle bombe e nient'altro. Se trovi qualche cosa, fischia, mi raccomando. Voi state qua, tu venghi con me. Andiamo, vieni. All'inizio degli anni 50, Taffarel entra nel grande cinema romano, partecipando a numerosi film in veste di attore e condividendo il set di Achtung Banditi a fianco di Gina Lollobrigida. Achtung Banditi è il film più atteso. Una responsabilità per la vita degli altri è una cosa difficile, insomma. E chi se la dovrebbe prendere? Chi è meglio di me? Ti domando chi? Ma insomma, tu non hai mai dei dubbi. Perché mi vuoi convincere per forza? Io non ti voglio convincere. Stiamo facendo la guerra più difficile e complicata, sempre staccati dai comandi, con mille questioni da risolvere. Non me ne ha mai parlato, non ce ne ha mai parlato, di aver fatto l'Accademia d'Arte Drammatica, di aver fatto il Centro Sperimentale, di aver fatto altri film. Più tardi Taffarel assumerà il ruolo di regista in oltre 300 documentari, tanto da meritarsi numerosi riconoscimenti, come il premio dell'Università di Utrecht a Fazzoletti di Terra, il premio al Festival del Film d'Avventura a Cortina e quello alla carriera all'Asolo Film Festival del 2012. La Montagna del Sole è sicuramente uno dei suoi documentari più significativi. La Montagna del Sole è il Col Visentin, la montagna di noi vittoriesi, che per Beppi è stata la montagna dell'infanzia, quando ci andava da piccolo, da bambino, ad aiutare i genitori, ma anche la montagna che l'ha visto partigiano e poi soprattutto che l'ha visto regista, dove ha riportato tutti i suoi ricordi e conoscenze. Dove la natura si fa ancora più aspra e il filo della falce si spunta contro i sassi, dove la montagna si fa impraticabile persino per gli animali, incomincia il calvario. Col falcetto a manico corto si fruga fra i sassi. Manciata dopo manciata si strappa l'erba dalle fessure più nascoste. Nulla, non un pelo d'erba deve andare disperso. Durante le riprese della Montagna del Sole accadde che la slitta si ribaltò. La cosa non era prevista dalla sceneggiatura. Ma Beppi la vide come un segno da documentare comunque, perché avrebbe alleggerito la vicenda e avrebbe dimostrato ancora una volta che il regista deve anche saper cogliere quello che succede sulla scena, anche se non previsto.
ma sono gli ultimi, forse, che per secolare stanchezza e rassegnazione continuano ad accettare in silenzio, fatalmente, come animali, ciò che la vita ha sempre dato ai padri e ai padri dei loro padri, in un destino che grava come una maledizione ereditaria. Per questa gente, il progresso è una parola che non ha senso. Il regista Taffarel era molto abile nel coinvolgere le comparse e a volte riusciva ad assegnare una parte anche ai propri familiari. Ma papà amava molto coinvolgere tutta la famiglia nei suoi lavori. Ricordo che ha coinvolto sia la bisnonna, nonna Amalia, come la chiamavamo noi, nonna Caterina, mamma, me stessa. Mi ha fatto lavorare quando ero piccolissima in legna da ardere, ma non ho nessun ricordo in merito. Poi invece dei ricordi, più dei flash più che dei ricordi, per il secondo lavoro che mi ha fatto fare, che era Ultimo contadino. Lì è stato interessante, perché tra i vari flash che ho è sicuramente uno, è quello del fatto che mi ha fatto mangiare pane e latte. C'è una scena in cui il mio papà virtuale sul documentario mi imbocca la mattina prima di partire e mi fa mangiare pane e latte, e si vede che mi imbocca, che io brava perché ne mangio abbastanza. Da quell'epoca in poi non ho più mangiato pane e latte. Tutto per lei è una favola. Anch'io sono una favola. Sono il mago Fungolungo, il padrone delle terre e dei boschi. E solo il pane e il latte che gli dà il mago Fungolungo è buono. L'altro non sa di niente. L'altro è soltanto pane e latte, e basta. Fungolungo. E chi mai gli avrà insegnato questo nome? Bisogna fare presto. Il pullman parte alle 9:48. Voglio mettere un po' di ordine prima di partire. E un altro flash che ho forse più vivo ancora è quando poi nella parte finale del documentario, del lungometraggio, io parto con la mia mamma virtuale, sempre vado in quest'altra città, lui mi rincorre, mi dà la bambola e io lo saluto con la bambola. Ecco, mi ricordo perfettamente che ero affacciata al finestrino del pullman e che agitavo la bambola e credo di aver tenuto quella bambola per tanti e tanti tanti anni dopo questa esperienza. Chiaramente all'epoca per me non è stata un'esperienza, era stato solo un gioco. Si certifica che Segat Giovanni, di anni 67, nato a Vittorio Veneto, Borgo Faiz 12, ivi residente, minatore e affetto da silicosi cronica. Il ritorno di Barba Giovanni tratta invece di un altro fenomeno, quello dell'emigrazione verso le miniere di carbone del Belgio. Qui il protagonista torna nel proprio paese di montagna, malato di silicosi, ma incontra solo nostalgia e solitudine. Consuetudine a morire nella sua terra. Lo chiamano affettuosamente Barba Giovanni, perché qui nell'Alto Veneto Barba vuol dire vecchio zio. Era partito giovane e pieno di speranze. Ciao moglie, aveva detto. Tu aspettami qua, alleva nostro figlio Beppi, che appena pagato i debiti e la casetta tornerò presto. Ti ricordi San Gregorio nelle Alpi? Il problema della silicosi dei minatori fu affrontato anche nel documentario Via Crucis, ambientato nelle montagne Agordine e Bellunesi. Michele, il piccolo protagonista, ha un dialogo virtuale sulla tomba di suo padre, scomparso prematuramente quando era emigrante. Quest'opera è un film di chiara denuncia sociale per il problema di questa malattia che ha afflitto moltissimi emigranti bellunesi. Ma dove erano quei paesi lontani e stranieri dove facevi l'emigrante? Svizzera. Francia. Belgio. Germania. Argenta Antonio, 55 anni, nato a Sospirolo, provincia di Belluno. Silicosi polmonare, percentuale 45%, invalido. Pensione 16.000 mensili. De Zanet Gugliardo, 52 anni, nato a Sospirolo, provincia di Belluno. Silicosi polmonare, 65-70%, invalido. Nella vicina piazza del Duomo c'è come una trasformazione. Troviamo la città signorile dei Vescovi Conti. Taffarel con i suoi film spaziava anche su altri argomenti. Alcuni lavori furono girati a scopo promozionale, come quello realizzato su incarico di Enrico Mattei per il villaggio Eni a Borca di Cadore.
Nel film Una guida alpina, invece, viene descritta una cortina in pieno boom turistico sull'onda delle Olimpiadi invernali del 1956. Con particolare ironia viene descritta la guida alpina Marino Bianchi, che accompagna una famiglia di facoltosi industriali milanesi nella conca ampezzana. Altro che fagotto! Tipi così non se ne vedono mica tanti a Milano in galleria. Uomini veri, magari un po' sempliciotti, ma così cari, provinciali, che fanno tanta tenerezza. Se penso al Cicili davanti con quella faccia da pesce bollito, nemmeno intelligente. Poi soffre anche l'aeroplano, poveretto. È qua solo che è ricco. Sicuramente il film che è piaciuto più girare a mio marito è stato Fazzoletti di terra. Uno dei suoi lavori di maggiore successo è stato Fazzoletti di terra, girato in Valstagna nel 1963. Nel film le immagini si susseguono, coi primi piani sul volto dei soggetti, ma anche sui particolari, come le mani screpolate dei contadini, che trasmettono allo spettatore il messaggio di un nord-est povero e costretto all'emigrazione. Sono due contadini nelle terrazze, nei terrazzamenti, montagna, terrazzamenti, eccetera, cioè i contadini poveri, l'agricoltura povera, no? Fanno quella loro vita, continuano quella loro vita, terminano praticamente quegli anni, no? In questo fazzoletto di terra, in questi fazzoletti di terra, questi piccoli appezzamenti grandi, tanto da essere chiamati fazzoletti. L'arte poetica e allo stesso tempo drammatica della voce fuori campo tipica dell'epoca ci trasferisce la profondità e il realismo del disagio e della sofferenza delle persone raccontate. Sì, li abbiamo fatti così, come stiamo facendo questo, spaccando la roccia, grattando la montagna. Sono le prime parole che ci hanno detto questi due contadini incontrati lungo la valle del Brenta in Valsugana. Ci eravamo fermati per conoscere qualcosa della loro vita, dei loro pensieri. Volevamo sapere che cosa lega due vecchi ad un luogo arido che nega tutto. Ma li abbiamo visti lavorare e abbiamo capito. La miseria. La miseria è l'incubo della vecchiaia. I suoi lavori racchiuderanno in pochi istanti quanto si sarebbe detto in un film di 90 minuti. Ed è stata questa la sua abilità. Ho visto il film di Taffarel qualche anno fa in un cineforum e subito mi hanno colpito per l'intensità del messaggio che il regista voleva dare. È un po' quello che anch'io ho scoperto nei miei lavori editoriali, alla ricerca della storia della nostra gente di montagna. Perciò ho voluto realizzare questo documentario, un piccolo omaggio ad un grande attore, un grande regista, un grande uomo che ha dato voce alle persone più umili. Giuseppe Taffarel a fine carriera tornò nel suo paese natale, Vittorio Veneto, dove si spense il 9 aprile 2012, all'età di 90 anni. Molte delle sue opere sono custodite nelle cineteche nazionali, altre sono andate perdute. I suoi film ancora oggi rappresentano un interessante spunto di riflessione per trattare temi di interesse universale.